ci sono ad oggi 7 miliardi e mezzo di oggetti connessi alla rete, oggetti che parleranno, oggetti intelligenti, oggetti che quindi creeranno un vero e proprio ecosistema digitale. Non possiamo pensare che questa rivoluzione non influisca anche sul mestiere dell'architetto e sul modo in cui l'architettura si rapporterà a questi spazi, a questi ecosistemi virtuali. Sono Armando Casella, amministratore unico della società Vision Architecture. DVA nasce nel 2015, siamo uno studio giovane, ma abbiamo già avuto la possibilità di far parte di gruppi di lavoro molto importanti. L'architettura che DVA vuole esprimere è un'architettura legata al luogo, ma contaminata da queste innovazioni, contaminata dalla digitalizzazione. Quindi un'architettura contemporanea, un'architettura tecnologica, un'architettura che sia anche in grado di adattarsi nel tempo alle esigenze dell'uomo, che sarà sempre più connesso all'architettura stessa. Il tema della sostenibilità trasformerà la composizione architettonica. Gli edifici andranno pensati anche per essere poi smontati, e questo evidentemente dal punto di vista espressivo avrà un significato. Il poter vedere come se fossimo all'interno di una macchina nel tempo, lo sviluppo del cantiere è una delle più grosse innovazioni, uno dei più grossi vantaggi che DVA è in grado di dare alle imprese, di conseguenza al cantiere. Abbiamo la capacità di portare in cantiere, quindi al costruito, le idee che anche altri architetti generano. Ultimamente il percorso che stiamo facendo ci ha portato ad essere apprezzati anche da committenze, da sviluppatori immobiliari, quindi inserirci all'interno del percorso di sviluppo di un progetto all'inizio, al centro, alla fine per noi non cambia. Noi siamo una realtà molto giovane, molto innovativa, che non ha paura di affrontare i temi del progetto dalle scale più grandi a quelle più piccole. Coniughiamo l'esperienza e la cultura del progetto con le possibilità che le nuove tecnologie ci offrono. Siamo architetti con lo sguardo puntato alla qualità del costruito e a una nuova forma di ricerca di sostenibilità. Monitoriamo tempi e costi mantenendo al centro la qualità del progetto. Usiamo la tecnologia per disegnare l'architettura del domani. Per il futuro vogliamo unire sempre più capacità tecnica a sensibilità creativa.